Sono quattro le piattaforme che in qualche modo daranno una risposta a quelle che sono le strategie di specializzazione intelligente, quindi appunto domotica, meccatronica, salute e benessere, manifattura sostenibile. La prima appunto che è partita riguarda proprio Industria 4.0. L'obiettivo da un lato è quello di mettere a fattor comune quelli che sono tutti i soggetti dell'innovazione e dall'altro lato lasciare sul territorio dei laboratori di ricerca, soprattutto a vantaggio delle imprese più piccole, che altrimenti farebbero fatica ad avere a disposizione anche macchinari così avanzati e anche dottorati o comunque insomma personale molto specializzato a disposizione soprattutto delle piccole e medie imprese. Le piattaforme rappresentano anche una bellissima opportunità di condivisione a proposito, no, della necessità di fare rete tra imprese, di fare appunto condivisione tra le imprese più grandi, quelle che insomma sono forse coloro che trascinano di più l'economia della nostra regione, e quelle più piccole. Oggi presentiamo la piattaforma dello Smart Living, che avrà come obiettivo quello di aiutare ad avere ambienti di vita migliori, ma una piattaforma molto ambiziosa perché ci saranno competenze davvero molto specializzate, quindi dalla sensoristica piuttosto che la domotica. Poi c'è un'altra che è veramente molto sfidante e che riguarda la medicina predittiva, appunto sarebbe la piattaforma dedicata alla salute e al benessere più generale, e che attraverso anche l'utilizzo di campioni potrà aiutare a trovare nuove soluzioni, sia magari per malattie croniche, ma insomma anche per migliorare proprio la salute dei nostri cittadini. Un'ulteriore risposta a chi dice che le risorse europee vengono utilizzate in modo frammentato e poco efficace, invece insomma queste sono risposte concrete che mi auguro possano davvero aiutare le nostre imprese a fare più innovazione.